Benvenuti, io sono il Cencio e questo è un nuovo episodio di Darkwood. Nell'ultima puntata abbiamo finito di aiutare Pio Trek a costruire il suo razzo, la sua astronave spaziale. Perlomeno gli abbiamo portato tutti gli oggetti che lui riteneva di aver bisogno per fare quella cosa. Attenderemo adesso l'evolversi degli eventi. Ci è stato utile perché comunque grazie alla sua reputazione abbiamo potuto commerciare praticamente oggetti a gratis, quindi ben venga. E adesso, come promesso nello scorso episodio, è giunto il momento di finire di esplorare la foresta silente, perché ci manca ancora tutta questa parte a sud che non abbiamo esplorato bene per niente. Inoltre, volendo, potremmo ridare un'occhiata anche un po' in giro qua, ma credo che qui più o meno abbiamo visto tutto. E poi, prima di andare alla strada per il villaggio, faremo anche un salto al porcile a vedere che aria tira, perché ce l'hanno messa piuttosto interessante la cosa del porcile. A quanto pare c'è qualcosa, qualcuno che grida lì. Stavo pensando se era il caso di finire sta lanterna, perché ho la lanterna, qui siamo belli pieni. Allora, gli oggetti non mi obbliga nessuno in realtà a tenerli tutti dentro il banco da lavoro. Potrei benissimo iniziare a metterli all'interno delle dei mobili di casa, oppure addirittura buttarli per terra. Non scompaiono, se non è cambiata sta cosa non scompaiono. Ah, a proposito di cose cambiate, negli ultimi episodi, precisamente negli ultimi due, è innegabile, oggettivamente non me la sono giocata bene per niente. Ho fatto numerosissimi errori, soprattutto li ho notati anche riguardando i video, che aiuta molto. Ma oltre al fatto che io non ho giocato bene, ho controllato nella wiki, perché sta cosa non mi quadrava. Io ricordavo che la pala fosse molto più forte di così, ma molto più forte. Oh, ragazzi, io ci ho fatto tutto il gioco con la pala, dall'inizio alla fine, le volte precedenti. Mai usato un'altra arma corpo a corpo. Cioè, sì, le ho provate, ma la pala era veramente fortissima. Ho scoperto che la pala è stata nerfata. Cioè, la pala gli è stato ridotto la velocità. Non era così lenta. Era lenta, ma non così lenta. Ecco perché sto avendo difficoltà. Anche perché è tantissimo tempo che non rigioco a Darkwood, quindi sicuramente devo riprenderci la mano io. Insomma, è anche colpa mia, non dico che. Però mi rimane strano, perché ricordo proprio che la prima volta che ho preso la pala ero molto più tranquillo. Ma mi ha fatto il dascino lui. Ok. La prima volta che ho usato la pala ero molto più tranquillo, cioè fin da subito mi è risultata più facile da utilizzare. Adesso è molto più difficile, ma molto più difficile. E questa cosa secondo me è un bene, perché... Maledizione, qua siamo pieni zeppi. Dovrò cominciare a metterli da un'altra parte. È un bene perché, come vi dicevo, io... A livello serio non ho mai usato nessun'altra arma. Le ho provate, ma non ho mai avuto bisogno di utilizzare, che ne so, l'ascia o... Soprattutto l'ascia, perché sai... Oh, exp! Ok. Dicevo, soprattutto l'ascia, perché l'ascia è un'arma pensata per essere l'upgrade successivo della pala, quindi una cosa che ti vai a fare per avere un miglioramento nelle tue capacità offensive, e invece non era così. Cioè, faceva più danno, ok, però in generale, nel complesso, non era un'arma migliore della pala, quindi era meglio perlomeno io preferivo di brutto la pala, ma tantissimo. E ora invece mi sa che, meno male che ho preso la lama dell'ascia, perché non vedo l'ora di costruirla e provarla, perché magari adesso l'ascia è effettivamente un upgrade alla pala. E a proposito di upgrade, noi non abbiamo neanche provato ancora a potenziarla questa pala, potenziamenti 0 di 2. Vediamo un po', abbiamo materiali leggeri, gli attacchi consumano meno energia, ma non ne abbiamo bisogno, affilato, infligge più danno, di questo sì che ne abbiamo bisogno, lo facciamo subito. Olè!
More damage, aumenta la durabilità dell'arma, aumenta di molto la durabilità dell'arma. Per questo ci serve un'altra pala. Cioè facciamo una pala con doppia pala, per questo serve un tubo. Io aspetto per questo, uno dei due, voglio aumentare la durabilità, perché vedete, insomma, non è che dura tanto. Andiamo, andiamo, andiamo. Quindi sono contento io in realtà di questo nerf alla pala. È una cosa buona. È una cosa buona per il gioco. Certo, mi hanno reso un'arma che... Dov'è? Un altro canone. Qua tanta exp, ragazzi, eh. No, guarda, è successo di nuovo. Mannaggia, mi fai uscire da sti alberi di merda. È successo di nuovo. A volte cliccando con il destro è forse. Ma non capisco questa roba. Mi sa che è un bug perché. Quello è il menu, come vi dicevo qualche episodio fa, che dovrebbe aprirsi premendo la Q. Che è il menu delle abilità. E invece a volte mi si preme quando vado con il destro, mi sa. Ma vai a capire te. Scusate se sto facendo avanti e indietro in continuazione, ma vedete, cioè l'exp non possiamo assolutamente sprecarla. Siamo già a metà HP. Secondo me è un buon momento per bere dal pozzo. Olè. Sai che suonaccio? Dicevo, malgrado a me piacesse molto la pala come arma e me l'hanno un po' sciupata, tra virgolette, ne sono contento perché è un bene per il gioco. Aggiunge molta più progressione, molta più varietà. Ma che roba è? Ormai prima di andare via, infatti, vedi, controlliamo tutto per bene. Non credo ce ne siano più, stavano tutti più o meno verso il centro. Qui tipo forse una torcia migliora la visibilità, voglia. Ma tipo invece di usare la torcia, no? Usiamo sta lanterna, che la torcia poi con le batterie... No, non ce ne sono più, possiamo tornare indietro. Abbiamo perso un sacco di tempo, va che roba, sono già le 11. Ok. Ma questo è un punto di interesse marcato? Sì, un boschetto. Facciamoci da un lato. E attraversiamo orizzontalmente la mappa. Luogo trovato, silo. Guarda un attimo qui dentro. Guarda che squarcio. Guardate il terreno sotto. Guardate che intricazione estrema. Intricazione non è una parola, però vabbè. Che groviglio estremo di radici che ci sono sotto il suolo. È ovviamente una cosa non naturale. Ok, siamo arrivati al bordo, quindi possiamo... Ma quanto siamo a sud? Va bene, qui va bene. Possiamo iniziare ad attraversare... Madonna, c'è una donna... Un manichino. Un vecchio manichino senza testa. Ci sono delle casse. Funghi. Li prendiamo dopo. Un grammofono bambino. Questo è il silo distrutto, è caduto, si è spezzato.
Qui ci vive qualcuno. Un topo morto. Credo che questo pure vada bene per l'expo. Scarti metallici, filo di ferro, assolutamente. Ok, ci tocca rifare un viaggio a casa. Per il momento però non c'è. Questa è palesemente la casa barra la base di qualcuno, però non sono a casa. Questo è il boschetto super fitto dove abbiamo trovato tutti quei funghi. Uno? Ok. Uè, un colpo è andato giù. Ah, perché abbiamo aumentato il danno. Tanta roba. Tanta, tanta roba. E una pietruzza lucente. Grazie. Cuoci, quanto. Allora, queste 120 sono assolutamente un overkill. Io non ricordo se buttandoli vanno nella dose successiva l'eccesso o se lo sprechiamo. Lo scopriremo adesso. Lo sprechiamo. Mi sa che lo sprechiamo. Allora, qua che cosa possiamo prendere? Terzo occhio, sarò in grado di vedere tutto ciò che mi circonda per circa un minuto. Corridore, sarò in grado di correre senza consumare energia per un breve periodo di tempo. Solo una volta al giorno. Questo. Ah, no, non l'abbiamo sprecato. Ok, allora possiamo buttarlo dentro prima che marcisca. Perfetto, meno male. Qui adesso sicuramente non ci entreranno tutte ste robe. Qualcosa sì, perché abbiamo già lo stack pronto, ma questi no. Questi no, quindi facciamo una cosa. Togliamo, per esempio, le pillole, potremmo usarle. La patata, mi sa che anche questa si usa come exp. Il bastone ne ho uno e uno va bene. Le bende ne abbiamo tre addosso. In realtà potrei equipaggiare un'altra cosa nello slot 4. Avevo le pietre, ma le ho usate. Mettiamoci la carnaccia. Così facciamo spazio per tutte queste belle cosine. Non è vero? C'ho sempre. Che cosa possiamo tenere con noi? Il pane. Vediamo un attimo questa patata. No, la patata. Non ricordo minimamente a cosa servisse la patata. Facciamo una cosa: noi la patata la droppiamo qui. Lascia. Ok, se non l'hanno cambiata questa cosa, la patata non scomparirà, ma rimarrà lì. Ui, si è sentito uno sparo molto lontano. Ah, quello grosso prima. È andato a mangiarsi quello piccolo. Vieni, vieni. Mamma mia, malenta. Mamma mia, malenta. Prima si poteva fare senza proprio problemi sta cosa qua. Cioè di anticipare il colpo del nemico quando, tipo i cani, quando ti saltavano addosso, cliccavi e boom. Ora proprio è così lento che devi cliccare parecchio prima. Oh, scusate se sto facendo avanti e indietro così, però è importante perché l'esperienza è fondamentale. Credo a questo punto che da qui a quando riusciremo ad aver pronto il prossimo livello, perché proprio non mi piace chiamarlo dose, da qui a quando dovremo aver pronto il prossimo livello saremo già in un altro rifugio con un forno di livello più alto. Quindi non credo di sprecare niente. Ma sta pala è praticamente andata qua, eh.
Che ci vuole per riparare la pala? Ferro e assi. Ok, abbiamo tutto. Oh, ma io sto continuando ad utilizzare la lanterna qui. Oramai sono le 15:40, ma che roba. Non dico che abbiamo sprecato una giornata, perché comunque abbiamo fatto un livello e comunque tantissima esperienza. Abbiamo scoperto il silo, abbiamo portato un po' di materiali a casa, quindi insomma, non è che è sprecata. Ne vale la pena usare un grimaldello qui? Siamo pieni zeppi, eh. No. Ma sì, ma usiamolo, vediamo un po', al massimo. Porca miseria, la torcia l'ho comprata, adesso ne troviamo una qua. Lasciamole qui queste cose per ora, perché siamo veramente strapieni. Vediamo un attimo. Da qui, qua abbiamo il santuario. Qui potremmo andare ancora più a sud. Sud, sud-est. Beh, una pietra lucente. Cosa c'è qua nel mezzo? Marchi sul terreno. È un cadavere smezzato. E un'altra pietra lucente. Staccano le pietre lucenti? No. Benzina coltello può essere usato come arma corpo a corpo o può essere lanciato. Non interrompe gli attacchi del nemico. Tubo di metallo importantissimo se vogliamo fare quell'upgrade. Benzina pure ci farà comodo. Io boh, il coltello lo prendo, al massimo lo lanciamo. Oh, porca vacca, quanti sono. Bastone non ci serve. Questi prendiamoli sempre. Ce n'è ancora uno. Notiamo una cosa. Molto spesso vediamo questo genere di marchi, di solchi sul terreno con cadaveri smezzati, strani. Anche questo, se ci fate caso, non si capisce se è per via dell'avanzato stato di decomposizione del cadavere, ma sembra che le gambe siano un po' strane, che non siano proprio umane, le gambe. E ci sono sempre selvaggi vicino a ste robe qua, se ci fate caso, sempre. Dov'è che siamo qui? Ok, qua c'è l'accampamento del lupo. Questo mi deve via sempre. È l'ora di usare una benda. E ce la ricraftiamo poi, alcol, meglio che delle pietre. Vuoi comparuzzo? Sì, preda. Questi nastri adesivi ci piacciono. Assolutamente ci piacciono. Ne ha un bel po', tra l'altro. Potrei dargli queste pietre lucenti e prendermi tutti i nastri adesivi. Perché queste sarebbero 2,60. Ma mi avanzano. Io i nastri li voglio. Quindi allora intanto ti do questa. Mi prendo questi due. Tre. E basta. Facciamo così. Andata. Lo vuoi sto coltello? Quanto me lo paghi? 80. Tanto non lo uso. Va là e mi avanza 100, che potrei prenderci o un altro tubo di metallo, un altro fil di ferro, benzina, ma siamo strapieni. Ci avanza 40, sapete? Perché quasi quasi mi prendo il tubo di metallo, così ne abbiamo due. E poi mi prendo anche un fil di ferro. Ce la faccio? Dimmi che staccano, ti prego, queste cose.
Non hai abbastanza spazio, non staccano. Dobbiamo per forza tornare indietro adesso. Grazie, lupo. Qui c'è una fungaia. Sto ridendo perché voi non mi vedete, ma io in questo momento sto registrando un episodio e mi è salito un gattino sulla spalla e mi sta leccando la testa. Mi sta leccando i capelli. Quindi proprio, ok, va bene, dimmi te come ci tocca registrare qua. Non è possibile, meno male che non ho la webcam. Possibile che non c'è niente qui. Saremmo dovuti tornare a casa comunque vada, perché siamo andati troppo di qua, me lo immaginavo. Ci siamo. Non temere. Il tuo rifugio è in vista. Ok, allora, buttiamo un po' qui. Ma prima vediamo cosa riesco a impilare qua dentro. Questi ovviamente no. E toglieremo. Che cosa toglieremo qua? Ste pillole non mi ricordo minimamente a cosa servissero. Ne proviamo una poi. ne ingoiamo una e vediamo che succede. Molotov comincia che ne abbiamo già due. Sulle 19 abbiamo un'ora di tempo. Mi devo sbrigare. Questo va. Potenzia. Posso potenziare ulteriormente la pala. Materiali migliori. Olè. Perfetto. Adesso fa più danno e dura di più. E abbiamo liberato anche un po' di spazio. Un briciolo. Abbiamo altra benzina. Madonna, quanta roba che abbiamo da mettere via. Questo lo daremo al mercante domani. Non so dove mettere i nastri, perché o li butto per terra. Facciamo che caviamo le bottiglie e buttiamo i nastri per terra. Li mettiamo qui. Ok. Voilà, andiamo ad accendere il generatore, perché è arrivato il momento. Benzina c'è. Ora, il rifugio è un macello. Qui hanno rotto la porta. Mi è rimasto un tubo nell'inventario. Ok, ho chiuso tutto. Mi conviene chiudere? No, secondo me non mi conviene chiudere. Oh, qua! Cavolo, me ne ero dimenticato di questa. Mi servono assi di legno e chiodi. Ne ho solo due, me ne serviranno di più sicuro, quindi devo andare a prenderle alla segheria. Via. Non ho abbastanza carburante. La miseria. Ok, ci hanno sentito. Vieni. Madonna. Un'altra bottiglia, uno straccio. Gli stracci buoni, vende. Dammi una tanica di benzina. Questa che è mezza finita. Mettiamola qui. Uno, due. Ma buttiamocela tutta. Siamo strapieni di benzina. Ma che ce ne frega.
Non fare rumore di notte. Dammi la mia pala. Oh, sta per succedere qualcosa. Vieni, vieni, dieci, dieci, se c'è il coraggio. Non mi ricordo cos'era sto suono, ma sta per succedere qualcosa. Posso craftarmi un'altra benda? No, mi manca uno straccio. Dobbiamo sopravvivere stanotte, eh? Costi quel che costi, dobbiamo sopravvivere. Posso togliere la lanterna? Cos'è che c'era? Oh, ci sono le ombre fuori, era questo quel suono. Non andremo fuori? Si è fulminata una luce. Questo è il motivo per cui ne tengo due nella stessa stanza. Sono tipo anime, vedete che roba? No, si è fulminata questa. Alba? È andata, è andata. Questo che avete visto è il motivo per cui tengo due lampade nella stessa stanza. Ci sono molti nemici che, o eventi addirittura, che te ne fulminano una. Se io ne metto una qui e una qua, con quella quantità assurda di ombre che erano fuori, saremmo morti. Perché se mi si spegne quella nella stanza dove sono, addio noi. Addio noi. Abbiamo 2,85. Che bella questa canna lunga. Che bella questa canna lunga. Tieniti questa pietrina lucente. E non ho altro da darti. La torcia ce la teniamo. Lama della pala non ci serve perché tanto gli upgrade abbiamo già fatto gli altri. Accetta. Siamo a 415 in totale. Per il momento va bene così. Ok, l'alcol ci sta, il tubo ci sta, i chiodi, avrei bisogno anche dei cosi, troppa roba, troppa. Più che altro è troppa benzina. Io veramente non ho mai avuto, secondo me hanno aumentato anche lo spawn della benzina nel gioco, perché io non ho mai avuto così tanta benzina in vita mia su Darkwood, mai. Mai, sono veramente super pieno di benzina. No, va. Ah, gli stracci, dammene un po' che mi ricrafto la benda. Il pane lo teniamo. La carnaccia lo teniamo. Ok. Voilà. Bendina.
sempre pronte all'uso, e abbiamo altri due stracci per farne un'altra, quindi io starei così. Io starei così. Oh, se riusciamo a sopravvivere la notte, adesso che ci riprendo la mano con la pala, devo spegnere il generatore. Se ci riprendo la mano con la pala e mi abituo a questa nuova velocità, vedete che non sarà più un problema. Però appena sarà possibile, assolutamente mi crafterò l'ascia a questo punto, perché voglio vedere com'è la sensazione. Che era buona, io mi ricordo l'ascia faceva un danno pazzesco, ma proprio pazzesco, e non si rompeva mai. Mi ricordo che era veramente ottima, però non aveva range, gli dovevi proprio andare in bocca ai nemici per poterli colpire. E tipo che ne so, anche gli indigeni, quelli normali col bastone, erano più problematici da affrontare con l'ascia, perché sì, bastava un colpo d'ascia e morivano, e problema risolto. Però ti avvicinavi, ti prendevi almeno una bastonata, era un po'... Valate con tutti i budellini di fuori. Tanto se lo tocco esplode, quindi mo non mi freghi. Io direi che non voglio farvi aspettare oltre. Andiamo al porcile per quel poco di tempo che ci rimane. Ceppi di legno sarebbero da prendere questi. Prendiamoli, va. Li prendo perché non li ritroverò mai poi. Ah, invece sì, c'è il santuario qui. Li rimetto a posto. Pensavo di essere in mezzo al boschetto, invece. Questo è il porcile, giusto? No, questa è casa di pietre. Le zecche. Buco. Probabilmente se ci lancio dentro una molotov, ma non mi va di sprecarla così. Oh, un altro indigeno. Vieni, vieni. Io ho proprio voglia di combattere. Vieni. Oh, ma questo è un nuovo luogo di interesse che non abbiamo mai visto. Vieni. Guarda, faccio l'attacco secondario, giusto a farti capire che aria tira. Anche te, vieni. No, queste con le pietre sono quelli che odio più di tutti. Che soddisfazione però che danno le palate. Ce n'è un altro laggiù. Uno straccio me lo prendo. Ste pillole proviamo a prenderne una perché non ricordo minimamente cosa facessero. Vieni, voglio aggrarlo, non voglio arrivargli alle spalle perché voglio abituarmi. Yeah. Yeah, vabbè, ormai siete fottuti, ci ho preso la mano qua. Questi, perché questi sono facili. Vedrete poi che cavolo di nemici che ci tirerà contro questo gioco malefico. Carro armato distrutto, i resti di un carro armato della seconda guerra mondiale. Orca loca, questa è una batteria per Piotrek che gliel'abbiamo già data. Il tessuto per gli upgrade dell'altra benzina che prenderemo. Sto coltello io lo lascio qui, tanto non mi piace come arma, non lo userò mai. Tanto lo potremmo lanciare, non è male lanciandolo, ma... Che non mi ricordo... Dammelo un attimo, perché non mi ricordo come si lanciava. Mi pare con il secondario, giusto? Così era l'attacco... Ah, no! Ah, vabbè. Il secondario cosa faceva con il coltello? Bellina questa. Ah, però non interrompe gli attacchi nemici, giustamente, perché fa questa sequenza di tre colpi. Ma sapete che vi dico? Io lo tengo nel 4, così quando arriva un nemico, tipo quelli che lanciano i sassi, e noi gli lanciamo un coltello, così imparano. A ritonfa, siamo ritornati da Piotrek. Eccolo qua, questo è il porcile. Allora, questa porta è barricata. Non c'è modo di entrare da qui. Qua abbiamo tutta una grossa barricata. Dobbiamo studiare la zona. Stare attenti a eventuali trappole. Oddio.
teste di maiali. Dall'aspetto e dall'odore di queste teste smembrate sembrano essere qui da un bel po' di tempo. Qui abbiamo assi, chiodi, posso prenderli? No, perché li ho lasciati là, quindi li lasceremo lì per ora. Altre assi e chiodi. Entriamo dentro qui. Leva. Devo attivare la corrente per poterla usare. Ok. Questa apre, presumo, qualche porta. Esci da qui, schifoso. Io vorrei solo che parlare con lei. Possiamo parlare? Ti ho avvertito. Oh, buono. Buono. E vabbò. Dai, voluto se. Abitante del villaggio morto. Del pane. Quindi questo era una delle persone che vivevano qua. Cosa ci faceva qui? Sembrava che leggesse, tipo seduto su questo ciocco di legno. Qui ci sono dei funghi, li prendiamo dopo. Il generatore può essere acceso. Ah beh, possiamo accendere il generatore e premere la leva. Vari cavi fuoriescono da questo aggeggio. Alcuni di essi attraversano la porta verso l'esterno. Sul pannello c'è una leva ed un pulsante rosso. Il movimento della leva è limitato dalla presenza di una lastra attaccata provvisoriamente. C'è una nota incollata al rivestimento. Leggi la nota. Imposta il voltaggio usando la leva. Il blocco è impostato ad un voltaggio che paralizza la scrofa per un momento, all'incirca 15 secondi. Procedura. L'operatore posiziona la leva al centro. L'alimentatore emette un segnale sonoro, al cui segnale l'operatore preme il pulsante e così l'alimentatore può nutrire la scrofa. Ripetere fino a che la nutrizione non è completa. Ricorda, la scrofa è il nostro bene comune. Non rimuovere il blocco. Ma ascolta, io per il momento me ne vado. Vediamo un attimo di cosa stiamo parlando, perché qui si parla di nutrire una scrofa. Spegni qua. C'è un accesso. Da lì. Il problema è come ci arrivo lì. Eh no, ti sarebbe piaciuto. Questa pure barricata la porta. Di qua non si fa il giro. Nah, dobbiamo trovare un modo per entrare. Ceppi di legno. Vabbè, qui abbiamo altro legno, cose così. Proviamo. Proviamo, accendiamo e tiriamo la leva. Vediamo se puta caso. Non rimuoviamo il blocco, quindi dovrebbe essere safe. Era, allora, imposta il voltaggio utilizzando la leva. Il blocco è impostato ad un voltaggio che paralizza la scrofa per un momento, all'incirca 15 secondi. L'operatore posiziona la leva al centro. L'alimentatore emette un segnale sonoro, al cui segnale l'operatore preme il pulsante, così l'alimentatore può nutrire la scrofa. Ripetere fino a che la nutrizione non è completa. La scrofa è il nostro bene comune, non rimuovere il blocco. Posiziona la leva al centro. La leva è posizionata al centro. Premi il pulsante.
La macchina funziona ma non accade nulla. Si può udire un suono scoppiettante dietro la porta. Un cortocircuito? Ne dubito. Oh, invece sì. Fammi spegnere qui. Fammi spegnere qui. I cavi sono andati. Conducono verso la vasca dei maiali attraverso un buco nel muro, ma sono stati tagliati. Che mi serve? Oddio, ce l'abbiamo, mi sembra, il filo. Mi sembra che ce l'abbiamo. Ma mi fa strano, ma scusa, c'era un modo per entrare qui? Questa porta sembra essere bloccata dall'altra parte. Si poteva entrare qua. O ricordo male. Eccolo. Ungoni. Maiali morti ovunque. Altri fungoni, ok, devo ricordarmi uno qui, probabilmente qualcuno lo topo, ma tanto non è una cosa gravissima. Un cavallo morto nel trattore, te l'ho detto, se l'hai cercata. Specchietto retrovisore, dammelo. Lui amava quel maiale, non l'avrebbe mangiato se qualche stronzo non avesse tagliato i cavi. Come diavolo non si è folgorato? Chi le darà da mangiare ora? È l'unica scrofa del villaggio. Moriremo di fame se muore. Perché, giustamente, no? Voi ricordatevi che dentro questa foresta, che è a tutti gli effetti off-limits, barricata, c'è un villaggio di persone che ci vivono e non possono uscire da qua. Perché le uniche persone che possono entrare e uscire in questo luogo sono degli esterni, degli estranei, probabilmente militari, perché la zona è stata resa off limits, che possono entrare e uscire. Il nostro personaggio probabilmente è una di queste persone, è uno di questi militari, poliziotti, comunque agenti che hanno il permesso per entrare e uscire nella foresta. Loro no, loro non possono. Di conseguenza, cosa mangiano? Come va avanti un villaggio barricato all'interno di una foresta? Hanno una scrofa. L'ultima scrofa, e tanti maiali. Ora voi mi attaccate, io non voglio fare un massacro. Che cazzo è là? Sono io, è tutto a posto? Vattene da qui o ti spezzeremo le gambe. Madonna, se sono cattivi questi, oh. È buono lì. E se io invece vado di sopra? Altri maiali. Qua ce n'è un altro. Ma non voglio fare un massacro agli abitanti del villaggio. Non avvicinarti oltre. Oddio, sentite i suoni. Ma io voglio avvicinarmi. Io voglio avvicinarmi. Voglio vedere cosa nascondete qua. Un'altra patata. Un forcone, così lo proviamo. Le patate, boh, io la prenderò. Ma non mi ricordo minimamente cosa servisse. Forse è una merce di scambio di poco valore. Ceppi di legno. Altri funghi qua sopra. Maiali morti ovunque. Ho messo la lanterna. Oddio.
Non è carne normale, sembra davvero putrida. Exp. Exp. E dobbiamo tornare indietro a consegnare. C'è una scrofa gigante, ma vi rendete conto delle dimensioni di questo maiale? Non posso avvicinarmi perché rischierei davvero di farmi mangiare. È enorme. Cioè, questa cosa è terrificante. È terrificante. È veramente di un malato e contorto incredibile. Incredibile. È pazzesca questa roba. È pazzesca. È una delle cose più inquietanti e disturbanti. Ecco, secondo me la parola giusta è disturbante. Il porcile è disturbante. Ecco come stanno sopravvivendo gli abitanti del villaggio di questo posto. Hanno una scrofa gigante e completamente deforme. Avete visto le zampe com'erano? Madonna che roba, cioè è veramente... Ma immaginatevi aprire una porta in un porcile e trovarvi di fronte una roba del genere. A livello proprio mentale, cioè deve essere una cosa super sconvolgente. Madonna, contro i cani non ce la può. È troppo lenta. Devo proprio attaccare molto prima. Adesso non c'ho spazio per prendere... butto la carnazza. E mi prendo questa. Non lo so, è qualcosa di veramente, boh, terribile proprio, terribile. E queste sono le bellezze di... Oh, troppo su sono andato. Sono le bellezze horror di Darkwood. Che è un gioco con visuale top down, cioè con visuale dall'alto. Difficilmente riesce a spaventare il giocatore. Perché non ci si immedesima abbastanza, perché non è un tipo di visuale che noi comunemente vediamo, e quindi ci rimane strana, ci rimane aliena, non ci fa paura. Quindi il modo che hanno trovato i ragazzi di Acid Wizard per far paura è con queste visioni, con queste immagini veramente disturbanti, ma veramente, che io mi chiedo, ma come cavolo gli sono venute in mente queste robe, non lo so, ma veramente tanta roba, tanta roba. Possiamo fare un potenziamento dell'inventario, della barra d'accesso dell'inventario, perché qua non se ne cava le gambe. Facciamo un potenziamento dell'inventario, voilà. Olè, altri due slot, e sta patata dovrebbe staccare con l'altra. No, l'altra l'ho buttata in terra, quindi non staccano. Questo ce lo portiamo perché lo voglio provare. Questi tra poco se ne andranno. Le pilloline, madonna, c'ho dell'altra benzina. Sto specchietto mi sa che era uno degli oggetti che potevo dare a Piotrek. O Piotrek. Vabbè, per ora stiamo così. 18:40. Sta per farsi notte. Noi ci salutiamo qui. Io mi preparo per la notte e nel prossimo episodio iniziamo subito con la difesa di casa. Alla prossima.